andata lì. Ma... Oh. Silenzio. Parliamo del più e del meno. Un quarto dell'energia elettrica totale prodotta in Italia. Una fetta consistente che espressa in potenza è uguale a 14.714.360 kW. Questo è il biglietto da visita di tutto rispetto di una fonte di energia tra le più antiche e naturali. Un bacino d'acqua a monte e uno a valle, un generatore motore, una turbina e una pompa, centrali realizzate in grandi caverne artificiali. Tra gli impianti idroelettrici, quelli di accumulazione per pompaggio sono di una semplicità disarmante e geniale al tempo stesso. Durante il giorno, quando la richiesta di energia elettrica è maggiore, l'acqua che cade dal bacino superiore aziona turbine e alternatori e si riversa poi nel bacino inferiore dove viene immagazzinata. Di notte, quando la richiesta di energia elettrica è nettamente minore, l'acqua viene fatta risalire dalle pompe nel serbatoio superiore ed è quindi pronta per un nuovo ciclo. L'energia idroelettrica non è una scoperta recente. L'Italia detiene un importante primato. Il 4 luglio del 1892, grazie all'energia idroelettrica prodotta con le cascatelle della Niene vicino a Tivoli, la città di Roma fu illuminata da corrente alternata lanciata a distanza per la prima volta nel mondo. Lo sviluppo socio-economico degli ultimi 20 anni ha richiesto però una quantità di energia elettrica che la risorsa idrica non era in grado di soddisfare da sola, cosicché oggi l'energia idroelettrica rappresenta il 25% del totale dell'elettricità prodotta in Italia. Essa si conferma però ancora oggi la principale delle energie nazionali e rinnovabili e per questo 40 vecchi e piccoli impianti sono già stati ammodernati e rimessi in funzione, mentre per altri 15 i lavori sono in corso. In tutto sono stati recuperati 32.000 kW di potenza complessiva con una producibilità annua intorno ai 129 milioni di kWh. Una legge dell'82, infine, ha previsto particolari contributi per la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di impianti idroelettrici fino a 3.000 kW, anche da parte di privati e di enti locali. E tutto questo, se non è proprio un ritorno alle origini, è certamente la riscoperta di quei salvadanai dell'elettricità che sono i bacini idroelettrici.